È il giorno del rompete le righe al centro sportivo olimpico dell'esercito a Roma per la nazionale femminile. Le azzurre concludono oggi, 15 marzo, infatti, lo stage di preparazione che le ha viste impegnate dal 12 marzo scorso sul 40x20 della capitale. L'obiettivo è chiaramente puntato sui playoff di qualificazione ai campionati mondiali di Germania 2017 in programma a giugno, con il doppio confronto con la Serbia. A far visita alla squadra intanto il 13 marzo scorso è stato il neo presidente federale Pasquale Loria, il quale, affiancato dal consigliere federale Massimo Petazzi, ha voluto rivolgere il proprio personale saluto e quello del Consiglio federale alle azzurre. Guidata dalla tecnico Niederwieser, la compagine azzurra ha seguito un programma di doppie sedute, d'allenamento quotidiano e lavoro differenziato, con il preparatore atletico Felice Romano per il terzino Cristina Gheorghi, aggregata alla squadra impegnata nel recupero dopo l'infortunio al ginocchio, riportato a novembre nella sfida di qualificazione contro il Portogallo. Cresce dunque l'attesa per le due sfide dei playoff contro la Serbia. Semplice il meccanismo di passaggio del turno, 9 gare per 18 squadre in ballo, con partite di andata e ritorno per definire le nuove formazioni che si aggiungeranno alle già qualificate alla fase finale Norvegia e Germania. Si gioca a giugno per quanto riguarda le azzurre, andata in Italia tra il 9 e l'11 giugno appunto, e ritorno in casa della Serbia il 14 giugno a seguire.